Salve a tutti ragazzi, oggi realizziamo la nostra piramide alimentare. Lo facciamo con GeoGebra, possiamo farlo anche tranquillamente con la riga e un foglio a quadretti, il discorso è lo stesso. Scegliete voi il risultato migliore. Che facciamo? Togliamo innanzitutto il piano cartesiano, gli assi cartesiani perché non ci interessano. E che cosa andiamo a fare? Andiamo a realizzare due rette che ci serviranno come sostegno per tutta la struttura, come costruzione. E allora andiamo a costruire la nostra prima retta. La posizioniamo abbastanza in basso, al centro della visuale. Mettiamo il secondo punto qui. Adesso andiamo a realizzare la seconda retta. La seconda retta la facciamo con la retta perpendicolare. Selezioniamo un punto e la nostra prima retta. Ed ecco qui che abbiamo creato due assi fittizi che non hanno però i numeri, perché a noi i numeri ora non ci interessa. Come la costruiamo la piramide elementare? La costruiamo in maniera tale da avere quattro gradini, uno del 40%, uno del 30%, uno del 20% e uno del 10%. Perché 40 più 30 fa 70, più 20 90, più 10 100, totale 100%. Per realizzare i nostri gradini, che cosa facciamo? Prendiamo lo strumento poligono. Io vi consiglio di fare 8 quadretti a sinistra e 8 quadretti a destra per lo step per il gradino da 40%. Poi scegliete voi se farlo più grande o più piccolo. L'importante è che tutti i gradini siano in proporzione fra di loro. E allora che faccio? Mi vado a posizionare a 8 dal centro. 3. 6, 2, 8 e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Simmetrico. Eccoci qui. Primo gradino. Possiamo anche lasciarlo di questo colore, insomma, se vogliamo possiamo cambiarlo. Io vi consiglio di fare ogni gradino di un colore diverso. Secondo gradino, di nuovo il nostro poligono. Stavolta, siccome sarà del 30%, ne facciamo 6 per ogni parte. Non conta quanto siano alti i gradini, scegliete voi se farli alti 2 quadretti, 3 quadretti. La cosa importante è la lunghezza del gradino, quello determina il valore in percentuale. Andiamo a disegnare, gli cambiamo colore, diamo un colore diverso, magari un verde. Perfetto. E andiamo a disegnare il terzo gradino. Terzo gradino, che è quello dal 20%, lo facciamo di 4 quadretti da un lato e 4 quadretti dall'altro. Cambiamo il colore anche di questo. Ecco fatto. E adesso andiamo a posizionare l'ultimo gradino. Quello del 10% lo facciamo ovviamente da 2 quadretti. Cambiamo il colore anche del nostro ultimo step. Ecco fatto. Abbiamo la nostra piramide alimentare. Adesso non ci resta che costruire il triangolo rappresentativo della piramide. Per farlo andiamo a prendere il segmento, partiamo dal vertice, seguiamo tutti i gradini ed eccoci qua. Facciamo la stessa cosa con lo strumento segmento dall'altra parte ed eccoci qua. Nostra piramide alimentare creata. A questo punto possiamo scriverci 40%, usiamo lo strumento testo, mettiamo di qua, scriviamo 40%, ok, è piccolo, lo facciamo diventare grande, lo selezioniamo e lo facciamo diventare grande, ecco fatto. Stessa cosa faremo di là, possiamo anche decidere di fare modifica, copia, modifica, incolla e andare a posizionare quest'altro qui, ci clicco due volte sopra, lo faccio diventare 30% e voilà, e così facciamo anche per le altre due. A questo punto possiamo anche fare un'altra cosa, possiamo inserire delle immagini se vogliamo metterci gli alimenti che noi ci mangiamo. Io me le sono già scaricate da internet, potete farlo tranquillamente anche voi. Scegliete il comando immagine, andate a prendervi la piramide alimentare, per esempio prendo piramide alimentare 1, vedete che l'immagine è molto grande, tenete premuto il pulsante sinistro, la spostate e potete tranquillamente ridimensionarla. Il primo step, il primo gradino è da
4, quindi noi possiamo farlo largo 4, lo spostiamo e ce lo mettiamo sopra. Ecco il primo gradino. Ci inseriamo velocemente anche gli altri. Sempre qui scegliamo immagine, piramide alimentare 2. Ecco fatto. Attenzione a quello che toccate, perché dovete prendere solo l'immagine per modificarne le dimensioni. Questo abbiamo detto che è da 8 quadretti, che sono 4 da una parte e 4 dall'altra. Spostiamo ed eccolo qua. Inserisco anche la terza. Stesso discorso, sposto l'immagine, la ridimensiono, poi scegliete voi quali sono le dimensioni più giuste per il vostro disegno, se volete lasciarla un pochino più piccola, se volete lasciarla un pochino più grande, insomma decidete voi se farla coincidere con i bordi più in là, più in qua. Insomma, questo è proprio un discorso vostro. Come faccio a stabilire quali sono gli alimenti da infilare nel 30%, nel 40%, nel 20% e nel 10%? Lo posso fare su due basi, o sul calcolo delle calorie totali che abbiamo già fatto, oppure anche sul peso. Io vi consiglio di farlo sul peso, perché se lo facciamo sulle calorie, forse la nostra piramide alimentare viene un pochino sbilanciata. Ricordo a tutti che sul gradino più basso della piramide, una piramide alimentare bilanciata, sul gradino più basso, tutti gli alimenti che sono di base, quindi abbiamo a che fare con la verdura, la frutta e soprattutto i carboidrati, pane, pasta e via dicendo, dolci esclusi, che vanno sopra alla piramide, ovviamente. Dicevamo, infiliamo anche l'ultima immagine, così abbiamo completato la piramide. Come sempre decidete voi quali sono le dimensioni che vi sembrano più adatte alla vostra piramide. Ed ecco qua, vedete, frutta, verdura, pasta, riso, via dicendo. Per esempio, per stabilire a quale gradino appartiene il cibo che sto mangiando, io per esempio vi dico: mangio su un totale di 2000 calorie, 800 calorie sono di un cibo, oppure posso farlo con i grammi e posso dire che ho mangiato per esempio 800 grammi in totale, e su questo 800 grammi io ne ho mangiati per esempio 120 di un alimento. Come faccio a stabilire qual è la percentuale? Lo facciamo con una proporzione. Che cosa facciamo? Ricordiamo di tenere sempre a sinistra le percentuali e a destra i grammi, o viceversa. Li lasciamo sempre a coppia antecedente e conseguente. E allora io dirò: 800 grammi sono il mio totale, stanno a 120 grammi di cui vi ho parlato prima, stanno ai 120 grammi di cui ho parlato prima. Come? Che cosa? Gli 800 grammi sono il 100% di quello che io ho mangiato, 100% sta alla mia X, che è l'incognita, la percentuale che devo calcolare. A questo punto che cosa faccio? Vado a calcolarmi la X. La X sarà uguale a che cosa? La moltiplicazione dei medi diviso l'estremo. 120 per uso questo simbolo, ricordiamocelo, per 100, tutto quanto diviso l'estremo che conosco, 800. E a questo punto non mi rimane che fare il mio calcolo. Fatto il calcolo, ottengo il valore della X. Ottengo il valore della x uguale 15%. Il 15% ovviamente per arrotondamento finisce all'interno del secondo gradino, quello del 20%. Quindi abbiamo detto 10%, 20%, 30% e 40%. Io do l'ok, così quello che ho scritto resta qui e ci siamo calcolati
l'appartenenza del mio gruppo alimentare al gradino giusto. Ovviamente questa è la piramide ideale. Se io ho mangiato dei miei 800 grammi solo 120 grammi di pasta, pane o frutta e verdura, vuol dire che la mia piramide sarà diversa da questa. Avrò il pasta, riso e via dicendo al secondo gradino invece che al quarto. Tutto qui, questo è semplicemente. Spero di esservi stato utile, mi raccomando, fate un buon lavoro, buon divertimento, alla prossima. Ovviamente il lavoro finito poi lo dobbiamo esportare, possiamo fare file, esporta e salvarlo come immagine PNG, EPS e via dicendo, e poi inserirlo magari dentro un Word o dentro una presentazione di PowerPoint e via dicendo, e quindi diventa l'immagine, oppure stamparlo direttamente, fare anteprima di stampa, e l'anteprima di stampa mi dà l'immagine di quello che io vedo a video, nel senso che tutto quello che resta nel video viene stampato. Faccio vedere. Se adesso con la rotellina del mouse vado più avanti, in questo modo, e do di nuovo file anteprima di stampa, quello che vedo non è tutto il mio disegno, è solo quello che si vede nella vista grafici. Stessa cosa succede quando io faccio file e dico esporta. Se gli dico esporta come immagine, lui esporterà l'immagine di quello che vede, non di tutto il disegno. Quindi io devo stare attento che tutto quello che ho nel mio disegno e che io voglio far vedere sia all'interno della vista grafici. Mi raccomando ragazzi, alla prossima.